Buongiorno a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video mostrerò come calcolare il pi greco tramite l'uso di una simulazione di tipo Monte Carlo. Che cosa vuol dire simulazione Monte Carlo? Vuol dire simulare un sistema utilizzando dei numeri casuali come ingressi. L'idea qual è in questo caso? Consideriamo un diagramma cartesiano di x e y e andiamo a prendere un quadrato. Ecco, le mie doti di disegno sono molto limitate, ma ecco qua, un quadrato di lato 1, ok? Quadrato, quindi base e altezza sono uguali. All'interno di questo quadrato vado a disegnare anche una sezione di 90 gradi di una circonferenza, quindi una sezione circolare. Anch'essa, dato che è iscritta dentro questo quadrato, avrà raggio 1. Ok. Come posso calcolarmi queste aree? Beh, le formule sono note. Andiamo a scrivere l'area del quadrato e lato per lato, quindi è pari a 1, mentre l'area della sezione circolare sarà, dato che è un quarto di cerchio, sarà un quarto dell'area del cerchio. Quindi area della sezione AS è uguale all'area del cerchio, che è pi greco per il raggio al quadrato, ma il raggio è 1, quindi pi greco diviso 4. Quindi pi greco diviso 4. Il 4 lo posso passare all'altro termine, quindi posso dire che il pi greco è 4 volte l'area della sezione. Se divido membro a membro, posso dire che l'area della sezione diviso l'area del quadrato per 4 è uguale a pi greco. Questo non serve più. Bene, abbiamo trovato la nostra formula per calcolare il pi greco. In generale si calcolano le aree, noto il pi greco. In questo caso facciamo un lavoro inverso, cioè calcolando le aree mi vado a calcolare il pi greco. Ma come posso calcolarmi queste aree senza conoscere il pi greco? In particolare l'area di questo semicerchio. Beh, posso pensare questa cosa. Immagino di generare dei punti casuali. Quindi un punto casuale generico P di coordinate x e y, dove le coordinate x e y devono essere comprese tra 0 e 1. Quindi generiamo numeri casuali con questa proprietà. In questo modo ogni numero casuale che vado a generare si troverà all'interno di questo quadrato. Per esempio, un punto qua, un punto qua, un punto qua, un punto qua, e via dicendo. Immagino di generare un certo numero. Un numero n, per esempio. Un numero n che può essere qualsiasi numero. Se ci pensate, la probabilità che ha questo punto generato casualmente di finire nel quadrato sarà il 100%, perché ho dato questa proprietà ai punti di essere tra 0 e 1 in entrambe le coordinate. Invece, la probabilità di finire all'interno del semicerchio sarà un po' minore a causa di questo spicchio. Ok? Ma genericamente la probabilità di quel punto di finire all'interno del semicerchio è data esattamente dal rapporto tra l'area di questa sezione circolare e l'area del quadrato. Quindi è come se scrivessi che il limite con n che tende a infinito della somma dei punti all'interno della sezione circolare diviso la somma dei punti all'interno del quadrato, che non è altro che il totale dei numeri generati, sarà uguale al rapporto delle aree. Bene, quindi aumentando il numero dei punti,
Questo rapporto tenderà sempre di più al numero delle aree. Quindi potrò calcolare con un numero n opportunamente alto, posso scrivere che P sarà uguale a 4 per, anziché il rapporto delle aree, il rapporto tra il numero di punti. Questa qua sarà la nostra formula magica. Ha una validità soltanto se il numero di punti è sufficientemente grande. Altrimenti, dato che sono punti casuali, per esempio, potrebbe capitare, se faccio soltanto 3 punti, che magari 2 punti sono qua e 1 punto è qua. E quindi addirittura risulterebbe che la maggior parte dei punti si trova in questa parte di area, che ovviamente non è così, e quindi il valore di pi greco risulterà sballato. Nota la formula, cerchiamo di implementarla. Ok, la cosa che ci servirà in questo caso è la libreria NumPy. NumPy è una libreria open source di Python che ci permette di generare un certo tipo di array chiamato NumPy Array, ma in particolare fornisce a questi vettori tante funzioni come la generazione di numeri casuali, che è quello che a noi interessa. Quindi andiamo a scrivere import numpy as np, come ho fatto nello scorso video per Pandas, abbrevio il nome numpy in np. N, che sarà il numero di punti che andrò a utilizzare nella simulazione, in questo caso parto da 10, per esempio. E ora cominciamo a generare i punti. La mia idea era di creare 2 vettori casuali per entrambe le coordinate, quindi x e y. Questo qua, numero di punti della simulazione, vettore coordinate x e y, dei punti casuali. Bene. Per poter generare questo numero casuale utilizzerò numpy random qua. Numpy random genera naturalmente un vettore di grandezza, scegliamo noi, in questo caso sarà n, di numeri casuali compresi, ecco qua, utilizzando rand, tra 0 e 1. Distribuzione uniforme è importantissimo perché servono dei numeri casuali affinché la simulazione sia corretta e non falsata. Bene, proviamo a fare un test. NumPy random di n. Proviamo a fare un test. Ecco qua. NumPy.random.rand. .random è la sottolibreria di NumPy e .rand è questa funzione, perché ci sono in generale tante possibilità di generare numeri casuali. Bene. Facciamo la stessa cosa con y e abbiamo le due coordinate di n punti. Bene, quello che noi dobbiamo calcolare ora e la funzione che ci permette di discriminare se il punto si trovi all'interno della sezione circolare oppure no. Per far questo bisogna verificare se la distanza dall'origine è superiore al raggio oppure no. Il raggio in questo caso è 1, quindi calcoliamoci il vettore distanza. Lo chiamo d, che non sarà altro che x al quadrato più y al quadrato sotto radice. Quindi facciamo x quadro più y quadro elevato a 1/2. Se printiamo d, verifichiamo. Ecco qua. Tutti i punti superiori a 1, per esempio questo, si troverà al di fuori. Ok? Bene. Ora andiamo a verificare
e a contare ogni volta che un numero si trovi all'interno di quel settore circolare o meno. Quindi andiamo a fare un ciclo for con i che va da 0 a n-1, basta fare for i in range n, come nello scorso video. Bene, andiamo a inizializzare la somma dei punti all'interno del semicerchio, partirà da 0, punti S, e l'insieme dei punti all'interno del quadrato, che non è altro che tutti i punti, perché ogni punto farà anche parte del quadrato. Quindi for i in range n, ogni volta aggiungimi 1 a ogni ciclo, perché ogni punto farà parte del quadrato. Quando aggiungerò 1 invece alla somma dei punti all'interno del semicerchio? Solo quando si verifica la condizione in cui la distanza alla posizione iesima sarà minore di 1, distanza di. In questo caso incremento anche PS di 1. Bene, e ora ci calcoliamo il valore del pi greco in ogni momento, perché questo valore del pi greco cambierà in ogni passo iesimo. Quindi chiamerò pi greco, possiamo chiamarlo come vogliamo. Il pi greco nella posizione iesima sarà uguale a che cosa? Alla formula qua calcolata, 4 volte per il rapporto tra i punti del settore circolare diviso i punti totali, quindi quelli del quadrato. Prima di poterlo fare, naturalmente, bisogna inizializzare la variabile pi greco. Lo posso utilizzare utilizzando numpy zeros, che mi genera un vettore di tipo numpy, pieno di zeri della grandezza che desideriamo noi, in questo caso pari a n, che sarà il numero di punti della simulazione. Bene, adesso per visualizzare devo utilizzare la libreria matplotlib, in particolare pyplot, che si occupa appunto di plottare su Python. Quindi iniziamo, definiamo la figura numero 1 e decidiamo di plottare il pi greco e naturalmente importare matplotlib.pyplot come plt. Ecco qua. All'inizio è partito da 4, poi è sceso ed è arrivato a 3,6. Il risultato non ci soddisfa perché abbiamo scelto un numero di punti troppo basso. Proviamo a fare con 100 punti. Non è necessario in questo caso visualizzare questo. Ecco, come vedete, il risultato sta lentamente convergendo a pi greco. Come possiamo capire dov'è il pi greco? Beh, possiamo generare un vettore che si chiama pi greco reale, formato da np once n, questo perché come np0 genera un vettore di 0, np1 genera un vettore di 1, che lo moltiplico per il valore di pi greco. In questo caso np.pi, la libreria NumPy, ci permette di utilizzare il pi greco, perché non è già compreso in Python. Bene, se quindi plotto anche il pi greco reale, eccolo qua. Come si vede c'è ancora un errore.
Ogni volta, dato che i numeri sono casuali, la simulazione sarà diversa, come vedete. Beh, quello che ci interessa naturalmente è il valore finale, quindi facciamo print valore di pi greco, facciamo andare da capo e printami il valore reale, cioè 4 per PS diviso PQ. In questo momento il pi greco si è fermato a 3,16. Che cosa succede se io aumento il numero di punti? Naturalmente tenderà a un valore sempre migliore, vedete 3,124, però dato che deve elaborare un maggior numero di punti il programma, aumenterà anche il tempo. E fino a quando posso aumentare questo tempo? Beh, naturalmente ogni volta che si moltiplica per 10 il numero di punti è come se si moltiplicasse per 10 il tempo. Quindi se io la simulazione con 100 punti la faccio in un minuto, la simulazione con 1000 punti rischio di farla in 10 minuti e quindi la crescita è esponenziale, quindi ci sarà un limite per il quale bisognerà fermarsi, ecco, non si potrà ottenere una simulazione adeguata, a meno che non si ha un processore migliore. Per visualizzare il tempo che passa nell'eseguire il programma, possiamo fare una cosa molto semplice. Facciamo import time, che è un'altra libreria, in questo caso la importo come t. Definisco un tempo iniziale, lo chiamo tick, t.time, time. In Python. Il modulo time essenzialmente mi dice in che secondo mi trovo riferito al tempo Unix, cioè il 1º gennaio del 1970, che è il tempo zero per tutti i computer. Quindi calcolando i secondi nel tempo tick e poi i secondi nel tempo tock, quindi tick tock. E poi, printando anche questa differenza, faccio elapsed time, cioè tempo trascorso, dove approssimo toc meno tick alla terza cifra decimale, quindi leggerò fino ai millisecondi. Ok, in questo caso con 1000 punti ci metto 50 millisecondi. Se faccio 10.000 punti, ci metto 0,3 secondi. Con 100.000 punti, ci metto 0,56 secondi. Con 1 milione di punti, ci metterò un secondo. E guardate il valore del pi greco, le prime tre cifre sono corrette. Se proviamo a aumentare ancora, ci vorrà forse 10 secondi, vediamo. Ecco, ci ha messo un po' di meno, 7,84, e ormai il valore del pi greco è quello. Quindi questo programma è in realtà molto inefficiente, perché per poter calcolare il pi greco devo fare un numero elevatissimo di calcoli, però riesco ad ottenere dei risultati importanti. Ecco, per visualizzare la simulazione, questo è quel che succede in realtà. I punti rossi sono quelli all'interno del semicerchio e i punti blu quelli all'esterno. Aumentando il numero di punti, l'approssimazione del pi greco risulterà sempre più corretta. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti!